è un po' un produttore, un fabbricatore di sogni e di favole, poi gli chiederemo anche perché. Lei nasce nel 2001, una ragazza dall'immagine a quel sapone, inizia la sua carriera nel campo della moda, sentendo subito che il vero amore sarebbe stata la recitazione. Tanta passione, altrettanto studio le hanno donato il suo primo ciak nella serie più amata dagli italiani, Don Matteo, aprendole la strada su grandi progetti e soddisfazioni professionali. Elisa Visari, alias Michela Bonucci, ne L'amore, il sole e le altre stelle, la fiction in onda su Rai 1 e diretta da Fabrizio Cossa. Un debutto oltre le aspettative con un boom di ascolti e un alto indice di gradimento da parte della critica e degli stessi telespettatori. È stata davvero un'ottima prova per questa nostra giovane attrice, perfettamente a suo agio su ogni set. È stata fortemente voluta dal regista Gabriele Muccino anche nel suo film A casa tutti bene. Potrei continuare all'infinito, invece faccio salire qui Elisa Visari. C'è anche Claudio Cartocci che la premierà. Ciao, buonasera. Bella. Bella e giovanissima. Grazie. Bellissima, Prego. vieni avanti. Io sono particolarmente sensibile al fascino femminile, quindi mi allontano e faccio avvicinare invece l'amico Cartocci. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto, vabbè, domanda banalissima. Dovessi dire a una ragazza che vuole intraprendere questo, che è poi il sogno di tante ragazze, la carriera cinematografica. Tu veramente, come hai cominciato? L'inizio, inizio, 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 inizio. Inizio, io ho 3 anni, iniziato, insomma, no, 3 anni fa, avevo 15 anni e mezzo, diciamo che ho iniziato dalla moda e poi ho deciso di iscrivermi a un corso di recitazione, a una scuola, quindi ho studiato cinema per 3 anni e ho avuto, diciamo, la fortuna di conoscere questa agenzia che mi ha mandato a fare dei provini e così ho... E sono andati Hai fatto dei provini? Bene, Insomma, sì. i provini sono subito andati bene. Sì, Non diciamo ti di eri sì. emozionato al primo provino? Raccontaci il primo provino. Allora, il primo provino è stato Per a casa tutti bene di Gabriele Muccino. Che cosa E poi io... È stato un provino molto tosto. E c'era lui, c'era Diciamo che... Muccino che ti vedevo No, o c'era chi per lui hanno registrato il provino? Sì, ho fatto prima un provino con la casting e tornata a casa ho ricevuto subito la chiamata che Gabriele il giorno dopo appunto voleva vedermi e ho fatto il secondo provino, il callback con lui. E ci ha chiesto di tutto. Ci ha fatto fare improvvisazioni, la parte che avevamo preparato. È durato un pochino, è stato Quindi bello. doppiamente, insomma, una soddisfazione sicuramente Sì, maggiore per me era rispetto a il che primo ci sta provino, quindi vista. non sapevo nulla, non avevo idea di come funzionasse appunto un provino. Claudio Cartocci. Sì, dunque, io sono, diciamo, abituato a stare, diciamo, davanti, dietro la macchina da presa, quindi sto da tanto tempo, insomma, che seguo il cinema. Dal di dietro, insomma, della macchina da presa, ma volevo sapere invece, appunto, un po' mi avete rubato la domanda, cosa ha provato magari il primo impatto, l'approccio che c'è stato proprio quando hai esordito, insomma, davanti alla Che macchina da sicuramente presa. qualche volta l'emozione non gioca bene, insomma, anzi, gioca No, brutti l'emozione c'è scherzi, quindi, sempre, però sei anche riuscita a in ogni nuovo dominarlo. film, diciamo, il primo ciak rimane sempre il primo ciak. Diciamo che la prima volta davanti alla telecamera, appunto su un set, è difficile da realizzare al momento, insomma, tutto il film in generale mi sono ritrovata in A casa tutti bene a Ischia con tantissimi personaggi del cinema italiano. E quindi sei un po' in un mondo come se fosse un sogno, si realizza piano piano, si realizza dopo. È sicuramente emozionantissimo. E qui vorremmo approfittare un attimo, Claudio Cartocci, posso farti una domanda? Tu fabbrichi sogni, insomma, spiega bene qual è il tuo mestiere, perché è molto interessante. Sì, dunque, il mestiere mio è un po' complicato, nel senso che io ho la mia, diciamo, professione deriva da molti anni, da una generazione precedente che praticamente offre noleggiamo in sostanza il materiale per tutto ciò che serve per il cinema, quindi tutto ciò che sta Quindi ogni tipo di set, ma anche
anche i camion che vediamo per quanto riguarda trasporti o luci, macchine da presa, tutto, o anche macchine d'epoca, tutto ciò che riguarda. No, benissimo, grazie. C'è papà, non puoi dire. Fai conto che non l'abbiamo fatta stavolta. La casa di produzione teatrale cinematografica On Broadway e da anni dedito alla recitazione, alla regia teatrale e cinematografica, al doppiaggio, all'insegnamento delle materie sia teatrali che cinematografiche. Docente di recitazione, è stato giudice al Davide Donatello nel 2014, nonché al Talent Reality The Coach. Ha recitato in Guido Spagnoli, in una serie su Rai 1, in Trilussa e Pazzo di te. Premierà Daniele Santamaria, regista del film che abbiamo citato, prodotto da Virginio Moro, Bologna, 2 agosto, i giorni della collera. Sì. Della collera. Daniele Santamaria, e Giovanni Pannozzo. Ecco il premiato. Buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera. Un'altra bella faccia. Buonasera. Bella faccia da cinema e da teatro. Insomma. Grazie, grazie. Sì. Mi tremano le gambe, posso dirlo? No, non ti crediamo. No, sì, invece non sì. Fare l'attore bugiardo. No, assolutamente. Sono molto contento di questa serata e grazie veramente. Poi non a noi, perché noi grazie ovviamente all'organizzatore Virginio, al comune, alla provincia, a tutti quanti voi per questa splendida iniziativa, senza dubbio. Anche te, domande come hai iniziato, qual è stata la spinta che ti ha portato? Ma in realtà da piccolo costringevo i miei parenti a subire i miei sketch a casa, in giardino. Poi erano all'età... sketch come comici o...? Sì, un po' di tutto, inventati anche al momento. Poi all'età di 13-14 anni ho cominciato a studiare teatro e poi da lì pian piano ho cominciato a fare le prime comparse, cortometraggi, ho cominciato a trovare le agenzie e poi da lì pian piano... Quanto aiuta il teatro nel cinema? Tantissimo. Sento tanti ragazzi che dicono voglio fare cinema, sì, però devi passare prima dal teatro perché è un altro mondo e ti prepara appunto per affrontare... il sistema cinematografico, diciamo così. Così giovane, già docente. Sì, lo scorso anno ho insegnato anche quest'anno alla Guys Film School, che è la prima accademia italiana per giovani ragazzi, e ho avuto modo di fare diverse fiction per Rai 1, giudice di importanti manifestazioni italiane. Prossimamente ci sono delle cose in cantiere con la Mediaset che non posso dire. Poi 3 anni fa ho creato questa società di produzione On Broadway e peraltro, dato che credo molto nei giovani, ho fondato anche un'accademia che si chiama sempre On Broadway, dove collaborano appunto grandi artisti del panorama italiano, da Massimo Lopez a Luca Ward e tanti altri. Ho base a Fondi perché sono originario di Fondi e poi abbiamo anche una base a Latina, a Roma, e bisogna crederci, bisogna lottare. Daniele Santamaria, buonasera a tutti, complimenti. Grazie. Allora, prima del premio una domanda. Prego. In che direzione va il cinema italiano e qual è il suo futuro in un mondo sempre più globale? Ma sinceramente penso che il cinema italiano spesso vada all'estero, vado in America. E devo dire che negli ultimi anni che sono andato in America ho notato che viene molto apprezzato il cinema italiano e soprattutto gli attori di contemporanei. C'è stato in anni passati appunto un blackout, chiamiamolo così, perché quando vado in America spesso si ricordano dei grandi classici del neorealismo, no? La Ciociara, poi certo. Non si ricordano più niente. Invece ultimamente, grazie anche alle piattaforme digitali come Netflix e quant'altro, quindi il cinema italiano sta approdando veramente in tutto il mondo e penso che ne andiamo tutti fieri. Certo, sicuramente, e soprattutto è un cinema che secondo me deve essere sempre meno astratto, più concreto, didascalico e lasciare il messaggio ai giovani e su tutti quelli che sono le finestre della vita, perché quello è un cinema che rimane, di cui noi siamo anche interpreti e anche arbitri. Poi, come diceva Fellini, il regista è l'unico che entra in competizione con Dio. Esatto. Complimenti. Grazie. Nel 2018, quando a seguito della notizia del suo trasferimento presso la Procura di Roma, il sindaco di Latina, Damiano Coletta, decise di salutare pubblicamente nella sala consiliare del Comune il sostituto procuratore Luigi Spinelli, che lasciava la Procura di Latina per andare appunto in servizio a Roma.
un nome, il suo nome, così fortemente legato a molte indagini note e fra le più importanti della provincia di Latina. Chi non ricorda Don Taccio, per esempio, e diverse altre che portarono alla luce un sistema collaudato di connivenze e criminalità. Un premio per la riconoscenza al suo lavoro a una donna instancabile che in più occasioni la città di Latina, in cui ancora oggi risiede, le ha tributato. La dottoressa Spinelli, magistratura dal 1996, ha svolto funzioni giudicanti in Calabria e funzioni requirenti dal 2001 presso la Procura della Repubblica di Latina. Ha svolto l'attività di consulente presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, contribuendo allo svolgimento di numerose inchieste trattate dalla Commissione aventi ad oggetto le interconnessioni tra la criminalità organizzata di stampo mafioso e non e il ciclo dei rifiuti. Ha svolto poi attività di docenza presso l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative dei Carabinieri, presso la Scuola di Polizia di Nettuno e presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università La Sapienza di Roma. Ha contribuito alla redazione del libro Cosa Nostra, Uomini d'Onore, Le Mafie Straniere, il Dizionario sulle Mafie, curando in particolare le voci attinenti all'ecomafia e al traffico transfrontaliero di rifiuti. Attualmente svolge le funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, ha fatto parte della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata, commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta da Nicola Gratteri, attualmente procuratore della Repubblica di Catanzaro. Un po' lungo, ma l'applauso fatelo lungo altrettanto, per favore. Premierà il professore di Latina, dottor Michele Spina. Buonasera a tutti. Innanzitutto un grazie per questo invito, per questo premio che mi dà la possibilità questa sera di trascorrere una bellissima serata in giardini meravigliosi che sono i giardini del Comune di Latina, messi a disposizione, posso dire, dal nostro sindaco, è un sindaco di tutti. E quindi innanzitutto grazie. E poi mi avete dato la possibilità di trascorrere una serata intera addirittura con mia figlia Emilia, che mi ha accompagnata. E dato che il mio lavoro mi impegna tanto, questo purtroppo è così, io ho sempre un po' di senso di colpa nei confronti dei miei figli che subiscono forse qualche assenza e quindi cerco di farmi perdonare. Ciao Emilia. Il ruolo di magistrato per tutte le inchieste che ha portato avanti, da bambina lei cosa voleva fare? Ma io da bambina devo dire che ero molto concentrata sullo studio, mi piaceva molto la letteratura, ero più orientata verso studi letterari e poi in realtà diciamo l'approfondimento, l'introspezione, la tensione alla comprensione degli eventi umani è un qualcosa che accomuna la letteratura e in qualche modo anche il mio lavoro, perché è un lavoro che si basa sulla capacità, sulla determinazione nel comprendere fatti che sono già avvenuti e che in qualche modo vanno ricostruiti, vanno dimostrati, e quindi vedo che c'è una sorta di connessione. Poi comunque secondo me la cultura classica, la letteratura è comunque un esercizio della mente che aiuta anche nel mio lavoro. Dottor Michele Spina. Sì. Io sono molto felice di essere stato chiamato a consegnare questo prestigioso riconoscimento alla dottoressa Luigia Spinelli. Devo dire che essendo io nella mia funzione tra l'altro il capo di una delle forze di polizia, la Polizia di Stato, la Questura di Latina ha negli anni lavorato molto sotto la guida e il coordinamento della dottoressa Spinelli e ha fatto indagini che ci hanno consentito di svelare prima e disarticolare poi un gruppo criminale mafioso che aveva messo le mani sulla città. Questo grazie all'impegno, alla passione, all'amore per il suo lavoro che la dottoressa Spinelli mette quotidianamente nel suo impegno di lavoro. Grazie. Voglio dire che nel consegnarle questo riconoscimento io voglio esprimere anche sentimenti di stima, di gratitudine e mi consenta di affetto che tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno nei suoi confronti. Grazie, è assolutamente reciproco. E a questo proposito io volevo anche spendere due parole, nel senso che
dietro il lavoro di un magistrato che si chiama Eligio Spinelli o si chiama in qualsiasi altro modo, ci sono tantissime altre persone che lavorano al di là della polizia giudiziaria di livello assolutamente eccelso nella provincia di Latina, non soltanto la polizia di Stato ma Guardia di Finanza, Carabinieri, lo posso dire con assoluta cognizione di causa, ma ci sono anche tante altre persone che sono gli assistenti giudiziari, che sono anche gli uomini che fanno le fotocopie, che sono tutti fondamentali perché fanno parte di un meccanismo che funziona nella misura in cui ognuno fa la sua parte. Quindi io questo premio lo condivido con tutti coloro che a Latina mi hanno supportato, con tutti quelli che ancora oggi da Roma mi sostengono nel mio lavoro, che in qualche modo continua a riguardare anche questo territorio, quindi è un cordone ombelicale che non si taglierà mai. Inchiesta del Senato della Repubblica sull'iniziativa volta a comprendere lo stato di diffusione dei sistemi di programmazione nelle aziende sanitarie. Premia, chiamiamo l'eccellenza. Premia Sua Eccellenza, eccolo, dottor Casati, intanto, e premia Sua Eccellenza il prefetto di Latina, Maurizio Falco. Paolo. Buonasera Maurizio Falco. Ecco, buonasera. Buonasera Giorgio Casati. Non è qui con noi, ma volevamo anche salutare il dottor Valentino Coppola, responsabile delle professioni sanitarie del territorio, in particolare la persona che sta gestendo tutta l'attività di effettuazione dei tamponi, tanto a domicilio quanto nei drive-in, per tutta la provincia di Latina. Una persona davvero speciale che oggi salutiamo. Non è qui, salutiamo perché ha avuto una bambina. Facciamogli tanti auguri, si chiama Emma. Quindi non è qui per un motivo bellissimo. Ed è qui a tutte le... Dottor Casati, allora, eravamo tutti contenti, è andato tutto bene, lei ha gestito alla grande, adesso cosa facciamo? Cosa si ripresenterà? Andiamo avanti, che dobbiamo fare? Cioè, sappiamo che con questo codice dobbiamo convivere per un tempo ancora indefinito, no? Perché dobbiamo aspettare questo vaccino, dobbiamo capire se funziona. E quindi dobbiamo mantenere alta l'attenzione, non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo avere attenzione. Bravo. E questo è l'aspetto più importante. Latina ha ottenuto dei risultati brillanti, fatemelo dire una volta tanto, ha avuto dei risultati brillanti. Gli avuti, il merito va condiviso tra tanti attori che hanno lavorato. Non sono solo i medici, gli infermieri, il personale amministrativo. Va condiviso con le forze dell'ordine, con la prefettura, perché loro hanno svolto un lavoro straordinario. Prima raccontava il dottor Spina dei controlli che loro fanno, ma non fanno solo quello, perché quando c'è da fare il contact tracing non è facile capire quali sono tutti i legami che si sono creati a catena nei contagi tante volte, quasi tutti i giorni. Abbiamo bisogno del loro aiuto per capire e ricostruire questi link epidemiologici. E poi i sindaci di questo territorio, fatemelo dire, perché se il tasso di prevalenza della patologia in provincia di Latina è ancora il più basso di tutto il Lazio, il merito va anche al fatto che sia riusciti in un qualche modo a trasmettere la necessità di avere dei comportamenti che la gente in gran parte ha capito, perché altrimenti avremmo una situazione completamente diversa. Quindi grazie agli amministratori, grazie ai sindaci, visto che qui è il nostro sindaco Damiano Coletta, ringrazio in primis lui, tanto il presidente della conferenza dei sindaci per il sistema sanitario, e tutti i cittadini della provincia che hanno avuto questo comportamento virtuoso, non solo i cittadini, chi ha esercizi commerciali, le RSA, tutte le strutture hanno avuto comportamenti virtuosi e questo ci ha aiutati a ottenere dei risultati brillanti. Quindi è con tutti voi che dobbiamo condividere questo premio. Grazie. Grazie. Il prefetto Falco. Buonasera. Oltre al saluto. Voi lo sapete. Da pochissimi giorni. 27 luglio. Io sono molto contento di questa serata, soprattutto perché nel gioco delle circostanze, delle casualità, io poi sono napoletano, mi sapete, mi avete chiamato a premiare un piacentino, io che sono stato prefetto di Piacenza sino al 27 luglio. E che so che significa avere 980 quindi ha vissuto veramente il momento tra i più brutti. È veramente per me molto importante essere assente a Giorgio Casati, che peraltro ho conosciuto sin dal primo giorno, perché quando sono poi arrivati i migranti
che erano positivi, abbiamo subito fatto la conoscenza di quel dottor Casati che devi conoscere a Latina perché è uno di noi, mi hanno detto a Piacenza, quando anch'io emozionandomi sono stato salutato da Bonaccini e dal sindaco nel Palazzo dei Mercanti a Piacenza, in Piazza Cavalli, e c'è stato un momento emotivo così come quello che raccontava il magistrato, quindi è tutto un gioco di circostanze. E quando ho saputo che era Giorgio Casati, che peraltro immediatamente si è dimostrato assolutamente l'ottimo professionista che mi avevano raccontato, sono stato davvero contento di essere con lui, anche perché io penso questo: oggi le istituzioni di prossimità sono diventate testimoni del tempo, di un tempo anche forse ignoto, noi non conosciamo, siamo stati in quei giorni dal 21 febbraio un po' di fronte a qualcosa che non sapevamo neanche che cosa fosse, poi piano piano ci siamo attrezzati a far qualcosa, perché la gente era chiusa in casa e aspettava da noi un segnale positivo, un segnale di speranza, per cui io più volte mi sono trovato a Piacenza da solo, inseguito dai giornalisti, perché c'erano solo i giornalisti che dicevano che ci fa quel matto in mezzo alla strada, e quello dice guarda che è il prefetto, e quindi ho dovuto evitarli perché non sapevo che cosa dire. Sono stati momenti particolari questi del Covid, io credo che il nostro paese effettivamente ce la farà. In questo momento Giorgio Casati non ve l'ha voluto dire, ma è stato molto più ottimista con me in prefettura, ve lo dico molto chiaramente, si deve dire, lui fa il professionista e professionale come è giusto che sia, però dobbiamo essere uniti nei comportamenti positivi, questo sì, senza farci prendere dalla paura. Grazie. Grazie.